No, agli animali al circo, ti troviamo questa sera per la puntata di Viceversa. Mi riferisco alle proteste che lo scorso venerdì si sono tenute nel parcheggio sud dello stadio, della Dacia Arena, che vedevano coinvolti un gruppo di animalisti attivi da anni contro quello che loro ritengono uno sfruttamento degli animali per questo genere di manifestazioni. Ne parliamo questa sera con Cristina Carignani. Buonasera Cristina, Buonasera. che è un'attivista per i diritti, diciamo, per la tutela degli animali in generale, ma anche e soprattutto in questo senso. Partiamo un attimo, Cristina, dalle ragioni della protesta. Sono diversi anni che voi, come gruppi, poi ci spiegherà anche quanti gruppi ci sono, insomma, quante realtà ci sono anche in questo, diciamo, universo animalista, no? Perché eravate venerdì sera, nel parcheggio dello stadio per manifestare? Che cosa c'è alla base della protesta? Sì. Allora possiamo distinguere due ragioni, una ragione generale e una diciamo più particolare che riguarda proprio le irregolarità che ci sono state con il circo di Vienna. Ecco, andiamo sulle ragioni generali prima, così Ecco, facciamo un le excursus ragioni ampio. generali, noi insomma persone che ci occupiamo della difesa dei diritti degli animali, riteniamo che il circo con gli animali, sottolineiamo con gli animali, ovviamente, sia un circo che deve essere assolutamente cancellato in una società civile, no? Sì, però I magari motivi. uno dice, no, è una questione tradizionale, si è sempre Ecco, fatto, no, che sono un allora po' le critiche che si sì, fanno alla allora corrida in Spagna, no? sì. È tradizione, parte integrante del nostro patrimonio culturale, Ecco, va capito allora le questo. tradizioni vogliono semplicemente dire che una cosa è sempre stata fatta, ma non è detto che una cosa che è sempre Sia stata buona. fatta per anni sia una cosa eticamente giusta. Questo può valere per altre tradizioni, la corrida, a cui adesso fra l'altro l'Europa non darà più finanziamenti, per dire, ma parliamo anche di tradizioni che riguardano gli esseri umani, non lo so, penso ad esempio alla tradizione che esisteva in Cina fino agli anni 20 del 1900, no? Di rompere i piedi delle bambine e poi legarli con delle fasce strettissime per non farli crescere, una tradizione che possiamo definire disumana e che riguarda gli esseri umani, e così ne possiamo citare tante altre. Altre. Certo, E dice che lo quindi storico, insomma, di questo genere di tradizioni discutibili è ampio, è no? ampio, Quindi lo storico non è vale tanto ampio. per quello discorso della tradizione, no? Ecco, quindi una tradizione, se una tradizione che si ritiene non è eticamente accettabile, come noi riteniamo l'uso degli animali nel circo, deve essere Qua abbandonata. vediamo Questo è, intanto diciamo, un sino. in sovraimpressione vediamo un articolo Sì. di Udine Today con una foto con il presidio, no, degli animalisti. Una cosa che ho letto anche dice, Sì. vabbè, ma erano, guardali lì, contali, erano 20 persone, No, noi no? eravamo circa una cinquantina di persone, che è un buon numero. Pensiamo che all'inizio, quando Che sono venerdì iniziate. sera di Friuli Doc sono tante, no? Sì, Consideriamo e anche eravamo circa quello. una cinquantina, e del resto le persone che entravano nel circo non erano poi un numero esorbitante, diciamo. Lei mi Non dice, no? so. Insomma, forse eravamo più noi Ecco. che Perché partecipanti agli c'è da spettacoli, no? sottolineare che secondo i dati Eurispes circa il 71% degli italiani è contrario al circo con gli animali. È Noi una percentuale vogliamo, molto consistente, sì, molto 71% vuol consistente, dire sì, quasi tre quarti degli italiani si certo. dichiarano contro il circo con animali. Esatto. Stavo pensando, voi eravate questi, di solito quando si parla di attivismo, anche su tutte quelle che sono le altre questioni cruciali della vita, non Sì. è detto che tutti quelli che sono interessati a una cosa manifestino, no? Quindi Sì. il discorso erano pochi, vale fino a un certo punto. Vi Sì. chiedo, ricevete attestazioni di solidarietà anche da chi fisicamente non c'è, non è presente a questo genere Sì, di appuntamenti, ecco. certo, riceviamo attestazioni di sostegno, oppure persone che dicono non posso venire, però Sono con voi. concordo sulle ragioni della protesta, e questo è avvenuto anche per altre iniziative che ha fatto il nostro gruppo, Ecco, diciamo. vediamo qui il video che ha diffuso il Sì. Messaggero Veneto. Con i vari cartelloni, insomma, che Sì. venivano esibiti, gli animali soffrono, scegli di dire no al circo con animali, vediamo che questo è Sì. il claim, no? Diciamo, è la Sì. sintesi abbastanza fedele di quello che è il Sì. vostro tipo di Gli animali, impostazione, no? sì, sono obbligati a questi esercizi completamente innaturali, ovviamente per loro, anzi io direi umilianti, e ovviamente non con lo zuccherino, ma con metodi coercitivi.
aggressivi e violenti che Ecco, una vanno dalla cosa che voi frusta al pungolo contestate elettrico, sul tutto, alle all'interno del tutto, catene. diciamo, un sottoinsieme Sì. della protesta rappresentato da quelli che sono i metodi di I metodi di addestramento. Secondo addestramento. quanto avete potuto sapere voi, o insomma vedete un po' in Certo, base al vostro punto sono di questi metodi osservazione? dietro le quinte, Sì. chiaramente, dietro le luci, sono stati però documentati da video. Ora preciso, non parliamo nello specifico del circo No, di no, no, Vienna, parliamo ecco, in chiariamo, generale in del circo, cioè generale. che questi esercizi che fanno gli animali ovviamente sono i naturali, quindi bisogna costringerli a fare. Ecco, che cosa succede? E Vediamo magari nello quindi specifico che raccontiamo con davvero. la privazione del cibo, e quindi si costringe in questo modo, con catene, con pungoli elettrici, con uncini, con la frusta e con tutti questi metodi violenti, per non parlare poi delle condizioni in cui vivono, che sono già in se stesse delle condizioni di maltrattamento, perché un leone che è costretto a stare tutta la vita in una gabbia, a fare questi viaggi lunghissimi da una città all'altra. Animali esotici costretti a stare al freddo o ad esempio, non so, su terreni che non sono adatti alle loro caratteristiche Si dice in etologiche. condizioni non nel proprio microclima, insomma, diciamo così, Esatto, no? quindi tutto questo è maltrattamento, c'è cioè un maltrattamento diretto, che è quello dell'addestramento degli animali, un maltrattamento indiretto, che è quello del tenerli, diciamo, in una situazione di schiavitù, privandoli della libertà. Ecco. E poi come si è sviluppata la protesta di venerdì scorso? Eh Che, sì. ripetiamo, non è la prima, voi siete Non attivi è da la prima. diversi Allora, anni. io diciamo, ho fatto questa scelta di attivismo dal 2008 e dal 2008 mi ricordo di aver sempre partecipato a questi presidi, ovviamente a seconda del circo che arrivava, organizzati da un'associazione, dall'altra, da più associazioni insieme. Ecco, quindi, e questo avviene anche nelle altre città italiane, perché siamo in contatto anche con gli altri attivisti e quindi c'è la mobilitazione ogni volta che Certo. arriva il circo per far sentire questa voce. Gli animali non hanno E voce quindi voi e vi noi. come dire, proponete come garanti dei loro Esatto, diritti, no? Fa esatto. riferimento a associazioni che operano qui sul territorio, diverse, mi diceva fuori onda che anche lei ha militato Sì. in diverse Sì, allora associazioni, no? la manifestazione, il presidio di venerdì era, diciamo, richiesto dalla LAC, dalla Lega Anticaccia e da animalisti italiani, sostenuto da un gruppo che è un gruppo informale, non è un'associazione, che si chiama GADDA, un acronimo che vuol dire Gruppo Attivo in Difesa dei Diritti degli Animali, un gruppo che si è formato 2 anni fa, è un gruppo dove non esistono tessere, non esiste una quota di partecipazione, qualsiasi persona che vuole sostenere questa causa può entrare e lavorare, è un gruppo che si occupa essenzialmente di informazione sulle tematiche Sì. animaliste, quindi problema delle pellicce, problema dell'alimentazione, della scelta, diciamo, vegetariana, vegana, Sì, e perché non c'è relative al solamente la circo. tematica No, le relativa tematiche sono moltissime. alla protesta contro il circo come animali o Certo. gli animali al circo Sì. più che altro, ma Sì. sono varie, Sono no, le varie perché possiamo tematiche. dire che tutta la nostra vita, anche se forse non ce ne rendiamo più conto perché su questo si riflette poco, ma è basata sullo sfruttamento degli animali. In ogni Ecco, settore, perché si va dall'alimentazione, è e basata, quella è una diciamo, sulla tematica molto discussa, multa no? Nell'ultimo discussa, periodo dall'alimentazione si c'è va alla molta più sperimentazione. consapevolezza, no? È Sì, vero, sulla questione dello sfruttamento certo. Sì, animali sì. nell'alimentazione, no? Perlomeno uno Nell'alimentazione, sì. sa Sul che cosa tema della succede. sperimentazione dei farmaci sugli animali, Ecco, ricordiamo anche qua la manifestazione del di un 2012. paio d'anni, anche 4 anni Sì, fa era già, quella è stata nel sì. 2012 perché il Noarlan Group è stato proprio, io sono stata fra i fondatori di questo gruppo, che anche questo è un gruppo informale, diciamo, che ha dato poi vita a questa grande manifestazione, eravamo circa un 2000 persone a Sì, Udine. suscitò Sì, molta impressione, no, ai tempi, no? Perché riunire così tante persone per protesta, insomma, per una è cosa che non stata una fosse, cosa.
molto importante, per una sì. cosa che non fosse di carattere politico, forse l'ultima volta per Zico forse ha protestato, no? Sì, In sì, così sì, sì. tante E persone a Udine, quindi poi, non so, il tema dell'abbigliamento, delle pellicce, il tema appunto dello zoo, del circo, il tema poi degli animali domestici, dell'abbandono, del maltrattamento qui nella nostra regione, beh, certo che c'è in un grande estate problema. chiaramente Sì, c'è un grande avrà. problema non di randagismo dei cani, ma di randagismo felino, sì. Perché io, diciamo, ho iniziato questa mia attività di attivismo lavorando sul territorio, cosa che faccio ancora con appunto i gatti randagi. Ecco, che cosa si fa? Perché anche vicino a casa mia, zona Udine Nord, ci sono un paio di colonie feline Ecco, preoccupanti, no? Io spero preoccupanti. sempre che non arrivino nel mio giardino, insomma, no? Perché dopo dico, no, come la gestiamo qua, no? Allora, dunque, le colonie feline nascono dall'abbandono, irresponsabile dei privati che non sterilizzano i loro animali, perché la sterilizzazione è l'unico modo efficace e civile per controllare il randagismo. Se non sbaglio, poi le amministrazioni di solito comunali, Hanno l'obbligo di sì, ma anche incentivano, fanno Sì, allora, informazione, no? dunque, in Qua base va, alla dobbiamo legge precisare, regionale, le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di provvedere alla sterilizzazione dei gatti delle colonie feline, hanno l'obbligo. quindi di fare informazione, di fornire Dunque, anche dovrebbero, allora, l'obbligo di sterilizzare il. sicuramente, no? Quindi io dovrei andare in comune, e mi Sì. dovrebbero sterilizzare il gatto, insomma, questo è il. No, diciamo non il gatto del privato, ma il gatto della colonia felina, il gatto randagio. Cioè il comune ha l'obbligo, no, 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 Perfetto. non il gatto del privato, No, no, purtroppo. no, no, Il gatto ok. del Cioè, sono privato, completamente all'oscuro di questo allora il gatto del argomento, privato quindi. dovrebbe sterilizzarlo il privato, in ogni caso, perché anche se non vengono abbandonate le cucciolate. Ricordiamo che la gravidanza di una gatta dura 2 mesi, ci possono essere 2 o 3 gravidanze all'anno e che possono dare vita a 3, 4, 5 gattini. Sì, Quindi quindi mal bisogna. che vadano la cosa c'è una Sì, decina di gatti in più, insomma, da dover gestire. quindi se poi anche questi non vengono Sì, sterilizzati, è tutta si va a una cascata, catena no? che si Quindi, autoalimenta, no? Quindi bisogna sterilizzarli perché anche se non vengono abbandonati, questi gattini che nascono dai privati e poi vengono dati, regalati, eccetera, eccetera, tolgono il posto a tutti questi gatti, gattini, randagi, il cui numero sta aumentando sempre più, cioè sempre più abbandono, non solo di gattini, da tutte le parti, nei campi, nei bidoni delle spazzature, lanciati, chiusi dentro i sacchi, lanciati in corsa dalle auto, e anche di gatti anziani, di gatti malati, eccetera, eccetera. Questi animali vanno incontro ovviamente a un destino. Sì, lei mi dice che sono situazioni che si verificano anche qua, non serve Cioè, andare a no, cercare queste cose, no? In capo al non mondo, serve no? andare, si verifica, ma anche qua, maltrattamento, uccisione di gatti randagi, abbastonate, impiccati con il filo di ferro, dico tutte cose che sono avvenute Sì, qua, nel episodi di territorio. cronaca, Sì, insomma, che si registrano. impiccati col filo di ferro, avvelenati usando il liquido antigelo perché è inodore mescolato al cibo. E tutte queste cose qui, insomma. Quindi l'unico modo è la sterilizzazione e noi volontari cerchiamo di fare il più possibile campagne informative, però le amministrazioni comunali dovrebbero veramente caricarsi questo problema anche alla radice, cioè facendo proprio loro Sì. l'informazione. Che io sono un'insegnante, nella mia scuola insegno al liceo artistico Sello. E diverse volte, cioè almeno 2 volte, abbiamo realizzato proprio delle attività, visto che Su questo abbiamo tipo di l'indirizzo tematica. grafico, abbiamo l'indirizzo, diciamo, di fotografia e di cinema, abbiamo proprio realizzato del materiale informativo, una volta in collaborazione col Comune di Udine, una volta in collaborazione con la Regione. Abbiamo realizzato Certo. degli spot proprio contro l'abbandono, per la sterilizzazione e Beh, per vediamo che il l'adozione. comune mi sembra abbastanza attivo da questo punto di vista, Sì, no? abbastanza collaborativo. Sì, almeno Altri poi molto, molto sono un po' meno. meno impegnati, Ah, insomma, no? sì.
altri assolutamente non. Mi interessava questa cosa qua, no? Tornando al discorso delle associazioni animaliste, Sì. no? Qua ce ne sono tante, abbiamo fatto un rapido excursus, no? Anche lei mi diceva che ha militato in Sì, in diverse, diverse, sì. diverse associazioni. Associazioni, sì. E c'è sempre questo diciamo, punto di vista, no? Su chi Sì. si dichiara animalista come fosse un po' fenomeno da baraccone, no? Viene sempre vista come una cosa, non lo so, un po' originale, così, Sì. tipi stralunati, no? Che è un Sì. po' anche, faccio Uno ammenda, insomma, stereotipo. per nostra colpa, no? Si cerca sempre di trovare un po' l'aspetto Sì. folcloristico. Invece, anche diciamo prima ricevete un Sì. sostegno, come dire, trasversale. Sono tante le persone che la Sì, sono pensano in questo tante, anche modo, se no? non, magari non fanno attivismo. Certo, c'è questo stereotipo dell'animalista un po' suonato, diciamo, un Sì, po' fuori di testa, fuori contesto, diciamo, no? Che non oppure capisce. folcloristico, oppure estremista. E in realtà sì, questa scelta è una scelta diciamo, per la maggior parte di noi volontari molto ponderata, anzi che coinvolge non solo diciamo, la ragione, ma anche proprio gli aspetti più Il profondi, il sentimento. sentimento. Ad esempio, per quanto riguarda me, io ho iniziato appunto lavorando con i gatti, vedendo quanta sofferenza c'è per un animale domestico. E da lì poi è nata tutta una riflessione, diciamo, su Su questo questi tema, su aspetti, su questo queste aspetto della tematiche. sofferenza animale, e ho deciso appunto poi di fare quello che potevo fare, insomma, per questo. Certo che noi pensiamo sempre alla compassione o all'empatia solamente rivolta verso i nostri simili, no? Cioè Sì. gli O altri esseri umani. perlomeno rispetto al nostro animale domestico, O no? al Cioè, io massimo al penso nostro al mio animale cane, mi fa domestico. tenerezza e poi non mi interessa magari di tutto il Certo, resto, no? però diciamo che il livello più alto di empatia è ovviamente per l'essere vivente, senziente, che è più lontano da te, perché è facile essere empatici con tua madre, con tuo figlio, col tuo amico o con il tuo animale Sì, con la domestico, familiarità, ma diciamo, essere no? empatici con un maiale del macello è un po' più difficile fino ad arrivare alla scelta magari appunto, di non mangiarlo, no? Sì, Quindi a dopo questo cambiare scenario. Poi proprio ognuno le in quel caso abitudini, fa le sue sì. scelte, insomma, Però, se penso noi che. vogliamo parlare di compassione e di empatia, non si può mettere delle barriere fra la specie chiamata dominante e quelle che vengono definite insomma, Soccombenti, gli diciamo animali così, dai. soccombenti, ma l'empatia non può essere gerarchica, ovviamente, la compassione non può essere gerarchica, perché se è gerarchica non è compassione. Quindi uno deve essere compassionevole con qualsiasi essere che è in sofferenza e Certo, cercare se di prova questo ridurre. tipo Sì, e di... cercare di ridurre l'obiettivo appunto nostro è quello di cercare di ridurre il più possibile la Ecco, sofferenza a degli proposito di esseri. obiettivi, Sì. le chiedo, voi, insomma, un gruppo numeroso, consistente, vi siete presentati venerdì sera fuori dal Sì. circo. Il circo, o chi per loro, dice, giustamente la legge ce lo permette di avere gli animali al circo. E Certo. quindi, che cosa volevate voi? Volevate... diciamo, esporvi contro quella che è una condizione attuale, ma vorreste venisse cambiata? Certamente vogliamo che venga cambiata, soprattutto perché in Italia. Dunque, intanto premettiamo che 27 paesi nel mondo hanno già fatto questa scelta di diciamo, Vietare gli animali al circo. Possiamo dire un po' vietare. di paesi, così ne abbiamo. In Europa, ad esempio, Sì. Germania, Austria, Inghilterra, ci sono diversi paesi dell'America Latina Quindi anche che non hanno già. esiste più il circo, se voglio andare a C'è il. Villacco a vedere il circo con gli animali, non No, esiste. Ok. si va in Italia, Si va in si Italia, c'è il vede. mercato in Italia. Però in Italia c'è anche un ulteriore aggravante, che c'è il finanziamento pubblico. Ci spieghi un po' C'è questa il cosa, no? fondo, il FUS, no? Che è il Sì, che è quello fondo che unico dello finanzia spettacolo, l'opera, il teatro, esatto, e insomma, finanzia anche il circo con è. gli animali, con delle cifre consistenti, che quindi sono di 3 milioni all'anno. Diciamo che l'anagrafe, possiamo dire, la statistica è un po' difficile, però si pensa a circa Sì, 100 andrebbe visto il circhi dato correttamente. con Ecco, quanti circhi ci sono più che altro, circa no? 100 circhi Con animali. con circa 2.000 animali. E quindi diciamo c'è questo finanziamento pubblico per cui tutti noi, volenti o nolenti, d'accordo o non d'accordo, finanziamo il circo con animali. Allora io non accetto di finanziare una tradizione che per me è una tradizione
diciamo che è un segno di inciviltà e non è eticamente accettabile, Sì, no? diciamo che l'obiettivo almeno che si Sì, persegue nel vostro caso è almeno quello di di vietare che questo venga fatto, no? vietare, Perché se ma dopo ci mettiamo a discutere tutti i finanziamenti che lo Stato dà, nessuno è sì, d'accordo su però potrebbe tutto, essere, diamo i finanziamenti al circo che decide di riconvertire, di fare no? una riconversione, non usa più gli animali, usa solamente gli esseri umani. Noi siamo d'accordissimo, benissimo, ben vengano giocolieri, acrobati e Abbiamo via avuto poco dicendo. tempo fa qua ospiti ragazzi di Circo All'Incirca, Ecco, che ottimo. sono dei giocolieri E, molto bravi, insomma, e loro fanno sì, cioè, solo con e la quindi. loro forza E fisica, quindi insomma, un'idea potrebbe non. essere quella, bene, finanziamo proprio, stimoliamo proprio la riconversione, no, del circo, quindi solamente il circo che non usa animali. Questa potrebbe già essere una scelta importante, insomma, spero che venga raccolta, sì, dalle forze Delle politiche. forze, avete avuto qualche riscontro dalle forze politiche? Diciamo che l'unico Qualcuno riscontro veramente, diciamo, l'unica tangibile? forza politica che ha nel suo programma, all'interno del programma, la difesa dei diritti degli animali è il Movimento 5 Ah sì, Stelle. di questo ne fanno un punto Il fermo, il Movimento, Movimento 5 infatti, Stelle. volevo dire che anche alla Sì, che a livello nazionale è manifestazione. anche molto rappresentata, Sì, insomma, quindi esatto, e non è una volevo. cosa Certo, marginale, infatti no? alla manifestazione di venerdì c'era anche un eurodeputato del Movimento 5 Stelle che è Zullo, Zullo, che aveva sì, che è stato partecipato, eletto da queste parti e quindi sì, esatto, e che devo giustamente ci dire si fa vedere ogni sostiene, tanto, no? sì, devo dire che sostiene con grande coerenza anche la causa, insomma, dei diritti degli animali oltre alle altre, ecco, Certo, sì. prossime iniziative in serbo? Allora, prossime Ce ne sono iniziative. tante, no? Adesso vedo che ha pensato un attimo, ha detto No, vediamo allora, che cosa intanto c'è dico, sempre il lavoro sul territorio, no? che è un lavoro molto pesante, Sì. che è il lavoro che si fa essenzialmente contro il randagismo, Anche perché contro va il fatto extra maltrattamento, lavorativo e quindi insomma uno extra deve lavorativo, metterci del sì, suo, no? Del tempo esatto, contro il libero. maltrattamento, perché ci sono tanti episodi di maltrattamento anche di cani a Sì, abbiamo catena, registrato anche un sì, paio di casi di cronaca di qualche allevamento, certo. insomma, che Sì, non si è o cosiddetti comportato come animali si da dovrebbe, reddito e no? così via, quindi c'è questo lavoro quotidiano sul territorio che comunque porta via molte energie e poi sicuramente si continua con il lavoro informativo. Sono state fatte ad esempio delle iniziative dal gruppo Gadda nel centro a Udine con questi tablet per quanto riguarda ad esempio le pellicce in cui venivano circa 15-20 attivisti Sì. con un tablet mostravano i video di quello che c'è veramente dietro la Ah, il pelliccia, lavoro che c'è dietro alla cioè il realizzazione lavoro, di una pelliccia, esatto, quello che ok. succede agli animali, anche dietro agli indumenti con le bordure, no, di pelliccia che sono molto diffusi, cioè i Sì. giacconi, eccetera, e per lo più sono bordure che derivano da pelo di cane e di gatto che viene importato dalla Cina. E ci sono filmati veramente Sì, immagino, no? scioccanti, Con tutto il scioccanti, pregresso che si sì, può immaginare, no? sì, Anche perché insomma. scioccanti su cosa avviene a questi animali. Stessa cosa è stata fatta ad esempio sulla macellazione dell'agnello, Sì, quindi invitando, non, sì, ricordo ecco. l'attivismo in centro città in questo senso. Mi sono imbattuto anch'io, insomma, Sì, quindi noi informiamo, diciamo, facciamo vedere, informiamo. Non obblighiamo ovviamente nessuno, Per forza. è ovvio, è solo uno stimolo A a riflettere riflettere, è solo uno stimolo a su riflettere, queste certo. tematiche, Poi insomma, ognuno fa il questo suo è percorso. ovvio, ovvio, il libero arbitrio non si Sì, mette in ognuno discussione. fa il suo percorso, quindi noi facciamo essenzialmente un lavoro sul campo di aiuto agli animali, chiaramente per quello che possiamo fare, e poi un lavoro essenzialmente di informazione. Informazione e formazione. Nel mio caso io posso fare anche formazione perché sono un'insegnante e Certo. quindi ne posso parlare anche ai miei studenti, cosa che faccio Sì, anche quando si ne parla. ha competenza, insomma. Sì. Grazie a Cristina Carignani per essere Grazie a stata con voi. noi e per averci aiutato a capire un po' di più su questo aspetto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e appuntamento domani alla stessa ora con Viceversa. Buonasera a tutti. Grazie.